se un tuo giocatore non ha la carica giusta e la concentrazione giusta per fare una partita del genere, perché tu lo sai che da quella parte c'è Robben. E quindi diciamo che al 50 e 50, cioè da una parte che si è sbagliato, dall'altra gol sicuramente avrebbe potuto fare meglio. Quindi per tornare alla domanda, secondo me dovrebbe giocare Chole Bass o Chole Bass, come lo volete chiamare, ma attenzione, perché non escludo invece che potrebbe partire al primo minuto gol, proprio perché Garcia non vuole perderlo dal punto di vista mentale. Senza considerare magari a monte la possibilità che Ashley Cole debba recuperare l'ello fisico dall'ultima partita, essendo anche un po' in avanti con l'età, i tempi si allungano. Io penso che debba recuperare più dal punto di vista mentale, perché non è che abbia fatto una gran fatica contro, non è che ha corso molto, cioè praticamente non lo so, non vorrei esagerare, perché poi sono loro che giocano, noi siamo seduti e li guardiamo, quindi insomma partiamo dal presupposto che noi non siamo in grado di fare altrettanto. Però ecco, anche a livello agonistico vorrei dire questo. Per esempio, si è detto che nel post partita col Bayern, nello spogliatoio, sarebbe successo di tutto e di più, e tra le cose che sono successe, Nainggolan si sarebbe arrabbiato con i compagni perché tiravano indietro la gamba. Io non so se è vero, ma se fosse vero, io sto con lui. Cioè, io sono perfettamente d'accordo, perché tra le tante cose che sono mancate martedì sera è l'agonismo. Stai perdendo? Ok, però tu al terzo gol che prendi dopo, frente al neanche alla mezz'ora, sì, ma molto prima della mezz'ora, comincio a menare, ma non menare e a rimanere in otto, a menare nel senso a avere un atteggiamento agonistico che faccia capire all'avversario: ok, va bene, sei più forte, stai vincendo la partita, probabilmente la vinci, però devi stare buono, cioè tu più di 3-0 a casa mia qua non me lo fai. Sì, e invece loro hanno completamente abbandonato anche il duello fisico. Ha ragione. Quindi si è visto quando è entrato con le Vass, e si è visto contro Rosiris, si è visto Manolas, guarda caso tre giocatori greci. Ecco, questa cosa me la volevo levare, la volevo dire, perché insomma si può perdere, perché qua non è, però ci devi mettere un po' di cattiveria, e questa cattiveria non può mancare in una squadra che ambisce a vincere tutto da qui ai prossimi anni, e spero che insomma sia così. Speriamo. Un'altra cosa che hai fatto venire in mente, che volevo levarmi, che sentirò parlare poco: al primo gol che abbiamo subito c'è Ashley Cole che è ritardo su Robben, ma Robben si sa è solo sinistro, sarebbe per forza di cose rientrato sul sinistro per tirare. Ma io dico, ma è possibile che uno come Ashley Cole non se la studia un po' alla partita, non vede che da quella parte di destro Robben non c'è quasi mai andato? Infatti il primo gol è così. Esatto, ma hai perfettamente ragione. Sembrano piccole cose, però... No, ma guarda, a rivedere la partita mentalmente, anche giorni e giorni dopo, vengono poi tutta una serie di particolari e di aspetti, e sembra quasi, cioè si arriva quasi alla conclusione che i giocatori non fossero preparati, cioè non avessero la preparazione a quella partita, come se non si aspettassero che il Bayern Monaco gioca così, che Robben gioca così, che Götze gioca così, cioè... Ma di che parliamo? Cioè, è stato proprio un buco totale, una cosa che è proprio tipica della Roma, nel senso, cioè, nella sua storia capita che la Roma quando crolla proprio bene, sì, cioè, proprio definitivamente, cioè, non è che perde 4-0, perde 7-1, non senza mezze tanti. Misure, non ho capito? Senza mezze misure. Senti, però, Valerio, io ti faccio solo una domanda, perché tra l'altro sappiamo che tu sei impegni, insomma, di Friday night, cene fuori, insomma, movida. Impegni culinari, nel senso che... Bravo. Diciamo che venuto qui in un magnifico posto del Tufello, che si chiama Calice d'Oro. Ce lo consigli, quindi? Sì, no, nel senso, tanto...
faccio come nei vostri figli che dicono non potrei fare pubblicità, ma tanto, insomma, tanto ormai è fatta pubblicità, quindi esatto. Quindi ormai l'ho detto, no, vabbè, a parte gli scherzi, un ottimo posto comunque. Dimmi. Sì, ti volevo solo fare una domanda, tanto ormai è inutile continuare a rimuginare sulla Champions League, è stato tanto parlato, sì, dai, ne hai parlato anche tu nella Tana dei Lupi, ho sentito, quindi ti lasciamo stare la Champions League. Parliamo più che altro, ecco, della gara di domani delle 20:45, quindi ti volevo chiedere, in attacco, secondo te, Garcia adesso chi potrà schierare? Magari un ritorno in campionato finalmente di Turbe, oppure ancora su destro, che comunque tanto ha ben fatto in campionato, e anche comunque Totti e Gervinho, oppure Ljajic, come la vedi tu? Guarda, non è semplice, perché io spererei in Turbe, perché comunque, cioè, dall'inizio del campionato non siamo riusciti a vederlo praticamente due volte di seguito, e quindi, insomma, mi farebbe piacere, me lo aspetterei in campo dal primo minuto. Anche perché la Sampdoria, insomma, in difesa, sicuramente un'ottima difesa, però magari la velocità di Turpe e la sua anche fisicità aiuterebbe, perché non è che sono tutte schegge lì dietro. Dopodiché, non so, secondo me potrebbe esserci un ballottaggio tra Totti e destro. Forse con destro in vantaggio, per il semplice fatto che ci danno tanti impegni ravvicinati. La Roma poi avrà il ritorno, insomma, a Monaco di Baviera col Bayern, e anche in quel caso credo che Garcia vorrà un Totti al 100%, cosa che non mi sembrava fosse martedì sera. Quindi io premierei destro con la titolarità insieme ai Turbe, diciamo, cercando un po' di far convivere questi due giocatori, ma comunque Turbe parte sempre, parte largo, poi si può accentrare, insomma, io non credo che ci siano problemi di compatibilità. Per il terzo posto in attacco, forse sono molto azzardato, ma sicuramente sbaglierò completamente, perché poi con tutti questi giocatori non si sa mai. Però un Ljajic da una parte, i Turbe dall'altra, con destro potrebbe essere un attacco che da vedere, perché insomma Gervinho magari ha bisogno di riposarsi, perché comunque tutte queste partite ravvicinate, insomma, lui sembra l'uomo bionico, ma anche lui si vede che ogni tanto, insomma, bisogno di riposarsi ce l'ha. Totti ho detto, quindi secondo me potremmo vedere un attacco del genere, che dà anche pochi riferimenti, insomma, di difesa avversaria. Sì, c'è destro, ma comunque, insomma, potrebbe alternarsi nella posizione con i Turbe, quindi non so, io la butto lì, poi ovviamente, insomma, però matematicamente smentito domani, ma insomma, l'importante, guarda, poi che i giocatori si mettano l'anima, perché secondo me guarda, dopo, non so, fino ad oggi, diciamo, la partita che mi preoccupa di più dopo quella con la Juventus a Torino, perché la Sampdoria quest'anno veramente sta facendo vedere belle cose, ha fame di far vedere, insomma, che c'è un valore nel suo 11, e quindi attenzione, insomma, alla partita esatto, di domani. Esatto, è quello che dicevo. D'accordo sulla formazione, forse sì, saremo smentiti entrambi, però dai, fa piacere poter essere smentiti quando la rosa è così ampia di qualità che ti permette di fare varie combinazioni. Sono bei problemi, sì, no, ecco. Altri anni non ci sarebbe stato nessun problema, insomma, con la scarsezza, insomma, di personaggi. Adesso invece, meno male, ogni domenica si fa per dire, perché non si gioca più di domenica, diciamo, ogni volta che c'è il campionato, sì, stai lì che devi scegliere tra 6-7 persone, insomma. Senti, insomma, a giugno giochiamo alle 8:45 domani,
Ma alle 6 prima, senti tu che scegli fra un Parma-Sassuolo oppure un Barcellona-Real Madrid, da vedere. Ma la scelta è molto difficile perché sono due match che le emozioni diciamo sono pari. No, a parte gli scherzi, Barcellona-Real è veramente una partita che lascia sempre emozionati come quando si è bambini, no? Che si guarda il calcio e qualsiasi partita è un'emozione. Barcellona-Real Madrid, insomma, il classico è qualcosa di estremamente Per emozionante. noi italiani è un po' Io scusa, per noi italiani dico un po' come vedere Oli e Benji a confronto questi giocatori sì, galattici. guarda, adesso dirò una cosa che farà molto dispiacere a Morgante, però attenzione al Real Madrid perché Fare il colpaccio. potrebbe fare il colpaccio. Sì, li vedo abbastanza in forma, perché vai a vincere 3-0 contro il Liverpool, non è che sei proprio l'ultimo degli scemi, quindi. Guarda, dei collegamenti sei il secondo che ha detto questa cosa. Io comunque Ci penserei un attimo. punterei mi comunque sa su che Barcellona. Però sì, sono entrambe le squadre. Poi si sa, il classico è un po' come il derby. Un derby Roma-Lazio, per esempio. Non si sa mai quello che succederà. No, esatto, quindi anzi magari noi diamo per favorito Real Madrid e poi invece Barcellona vincerà 4-0, insomma, come spesso Bravo, succede esatto. i favoriti fanno peggio, quindi Vero, vero. vedremo. Per Roma-Lazio è sempre stata una regola non scritta questa. Oppure Purtroppo spesso, insomma, sì. magari uno sciarpo 0-0 molto nervoso con le squadre che non vogliono aprirsi, ripete la figuraccia, che insomma pesa come sconfitta, un classico, ecco, anche perché è una lotta a scudetto. 0-0 sarebbe veramente da farsi dare indietro i soldi del biglietto. Barcellona Madrid non può finire No, no, ma 0-0. non finirà mai 0-0, infatti. No, infatti, sarebbe troppo brutto. Speriamo di no. Assolutamente. E parlando di biglietto, lo sai, Maxi Morgante verrà a vedersi il ritorno del classico. Ah, bene, Sarà lì ebbè. presente. Noi lo vedremo da casa, sarà quel più matto in mezzo al pubblico, in tribuna, mi ha detto. Sì, Maxi che tra l'altro stasera non è qui con noi, quindi gli mandiamo un saluto, ecco, perché non è per Un impegni. saluto. Esatto, per impegni personali non è potuto stare nella puntata del Friday Night di Club de Football. Valerio, ti ringrazio tanto Grazie a per voi. la tua, insomma, sintesi, per la tua. Senti, poi mi raccomando, poi lasciaci magari, dici questo posto com'è, ci andiamo a fare una bella cena, dai. Ah beh, certo, sì, poi assolutamente. No, io ve lo consiglio sul serio perché cucina romana, Ah, a posto, allora, carne, amatriciana, pesce. Sì, carbonara, ma poi, grande. sia carne che pesce proprio ottimi. Perfetto, Quando perfetto. si mangia è sempre una vittoria, dai. Ah, grande proprio. Ciao, alla prossima, allora, buon Ciao ragazzi, weekend buona di calcio e serata. forza Roma, Buon Ciao weekend, a buona voi. serata. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Beh, insomma, questo Real Madrid sembra, eh? Esatto, A però vedere. io dico due cose. La prima, insomma, Re Real Madrid sembrerebbe quotato alla grande. Seconda, beato lui che sta a magnà, perché comunque No, sono noi le. l'abbiamo Diciamo che saltata la siamo. cena. È bravo, diciamo che siamo in onda dalle 20. E diciamo l'orario perché sono le 22:18 in Sono punto. 133 minuti di live. 133 minuti di live, ma stiamo andando benissimo con gli Con gli ascolti. ascolti. Io personalmente sono contentissimo anche perché comunque è di venerdì sera. Tanti comunque è un orario particolare perché tanti sono fuori, tanti stanno sicuramente passando la loro serata in compagnia. Venerdì sera, come solito. Si usa girare per le vie di Roma, ma con questo freddo magari si preferisce un pub, un cinemino, tanti film belli al cinema e poi soprattutto insomma, magari uno ecco, a cena fuori come sta facendo il nostro opinionista Valerio Valeri della Dana dei Lupi e tante particolarità in un venerdì sera freddo della capitale, tra l'altro ha fatto la neve qua vicino. Il freddo tutto insieme è arrivato, eh. C'era gente che si lamentava del caldo a ottobre, metà ottobre, io dicevo, sì, ti stare buoni, che si sta bene così. Vabbè,
E invece si sono stupiti tutti. E invece, visto che alla fin dei conti, tutto questo caldo adesso da tanti viene rimpianto. Perché io so che comunque leggo da vari social network che tanti lo stanno rimpiangendo. Ecco.